Buonasera, buonasera a tutti. Siamo in diretta dalla nostra piazza digitale del gruppo comunale di Cava dei Tirreni. Siamo in compagnia dei nostri volontari che ci racconteranno qualche testimonianza per il terremoto del 1980. Quest'anno ricorre il quarantennale e quindi sono 40 anni purtroppo da quando è successo questo disastroso terremoto. Insieme a me c'è il coordinatore che mi aiuterà a esporre un poco, a fare delle domande e comunque poi mi aiuterà mi aiuterà a esporre che vi abbiamo trasmesso già stamattina e oggi pomeriggio. Allora, abbiamo Francesco, se può dire qualcosa. Allora, eccoci qua. Qui abbiamo il nostro Giovanni, volontario della Protezione Civile da 7 anni, che ci illustrerà quello che ricorda di questo, diciamo, famoso terremoto, di questa cataclisma che ci fu il 23 novembre 1980 e che colpì anche la città di Cava dei Tirreni. All'epoca eri un giovanotto. Avevo 16 anni. Cosa ti ricordi di quella sera? Buonasera a tutti. All'epoca io avevo 16 anni. Mi ricordo che era una giornata in quale ci mettevo pure a mezze maniche. La sera ci ritirammo a casa, io abito a via Marconi, e alle 7.34 successe il terremoto. Scendemmo per le scalinate, tutte e quattro in famiglia, eravamo in quattro, ma quasi ne andavamo. Andammo a Viale Marconi e vedemmo tutta la gente si era riversata sulla strada. Durante questi giorni coincidati del terremoto dormimmo nelle macchine provvisoriamente e allestirono la villa comunale vecchia dei campi tenda, venivano i militari dell'esercito a portare le coperte e l'assistenza, portavano pure 2 pasti al giorno. Io mi ricordo, perché avevo 16 anni, il mio ricordo è ancora impresso. A via Mazzini, la parallela di via Marconi, vi furono molti danni, infatti mia zia ebbe un sacco di danni e la gente stava per la strada, questo mi posso ricordare. Va bene, grazie Giovanni per la testimonianza. Noi ovviamente proseguiremo queste nostre dirette fino alle 20. Abbiamo pubblicato stamattina quello che è il cronoprogramma della giornata, quindi invitiamo anche i cittadini che si collegheranno durante queste dirette a fare delle domande sia per quanto riguarda il terremoto e sia per quanto riguarda il rischio alluvione. In questo momento stiamo parlando del rischio terremoto dopo che sono stati pubblicati i post delle schede del terremoto. Voglio passare il microfono anche all'amico Antonio che a quell'epoca, stiamo parlando di 40 anni fa, anche lui era un bambino, aveva 7 anni e ci racconta quello che sono i suoi ricordi di quelle giornate. Buonasera, avevo 7 anni quando è successo il terremoto e ricordo, abitando in via Andrea Sorrentino al 6° piano, quindi un ricordo molto vivido ancora oggi, e ricordo che stavo con mia nonna e all'improvviso mancò la luce e venne questa scossa forte che con la mia nonna mi portò fuori al balcone sotto, e poi scusatevi, poi scendemmo giù e lì ci fermammo sotto i giardini dove aspettammo un po' che si calmavano le acque, diciamo, e poi venimmo portati nelle scuole elementari di un bosco, alcuni di noi, alcuni. Quindi sempre c'era molta solidarietà tra il popolo cavese, quindi noi.
questi sono i miei ricordi della mia esperienza dell'80, di un ragazzo di 7 anni. La tanta paura provata. Va bene. Volevo fare una domanda sia a Giovanni che ad Antonio. Proprio in quei momenti del terremoto, in quei lunghi 2 minuti, quali sono state le vostre impressioni, le vostre paure, le sensazioni, quello che insomma avete vissuto durante proprio quei lunghi 2 minuti? Io fui l'unico a scappare, io abito al quarto piano di via Marconi, mentre mio padre, mia mamma e mia sorella rimasero sotto un architrave. E la gente comunque andava tutti in mezzo alla strada, dopo 20 minuti si era riversata tutta a Viale Marconi. Io dopo 20 minuti salì sopra e chiusi le porte di un sacco di persone che l'avevano lasciata aperta. E faceva molto caldo, vi ripeto, perché era come una giornata estiva. Iniziarono a venire i soccorsi e sapemmo che dietro al cinema Lampa era caduto un palazzo, erano morte 2 persone, 2 bambini piccoli, se non mi sbaglio. Il nonno di questi bambini. Invece adesso vorrei proseguire più che altro per spiegare quello che sono chi ha seguito la campagna passati. Sa benissimo che avevamo la postazione in piazza Vittorio Emanuele III, detta comunemente piazza Duomo, sotto l'edificio dell'ex azienda di soggiorno e turismo, e abbiamo distribuito nel corso di questi anni della campagna Un Rischio tantissimi spieghevoli e schede della campagna Io Non Rischio. Allora vorrei illustrare ancora una volta, spero che chi ha ritirato negli anni passati questi spieghevoli e queste schede le abbia conservate, proprio perché sono delle piccole pillole, dei piccoli suggerimenti in caso di necessità possono servire. Allora, come vediamo dalla scheda che può essere tranquillamente scaricata e pubblicata precedentemente, abbiamo cosa fare durante il terremoto. Quindi, se sei in un luogo chiuso, mettiti nel vano di una porta inserita in un muro portante, parete portante o sotto una trave, oppure riparati sotto un letto o un tavolo resistente. Quindi un po' quello che fanno anche i bambini durante le esercitazioni a scuola, di coprirsi e nascondersi sotto i banchi. Al centro della stanza si potrebbe essere colpiti dalla caduta di oggetti, da pezzi di intonaco contro. Ovviamente non dobbiamo precipitarci fuori, ma dobbiamo attendere la fine della scossa. Questo perché negli edifici, se la scossa è abbastanza tenuta, potrebbero crollare le scale. Se invece siamo all'aperto, ci dobbiamo allontanare dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni, dalle linee elettriche, perché ovviamente potremmo essere colpiti da cadute di tegole, calcinacci, eccetera. Ovviamente dobbiamo fare attenzione alle possibili conseguenze del terremoto con i crolli di ponti, frane, perdite di gas ed eccetera. Nel lato di dietro abbiamo invece cosa fare dopo il terremoto. E dopo il terremoto ce lo racconta, ce lo illustra l'amica Ornella. Allora, cosa facciamo dopo il terremoto? Sì, allora, vabbè, sono stati pubblicati stamattina, come già ha detto Francesco, sono stati già pubblicati. I video che diciamo riprendono queste schede, questi pieghevoli che noi adesso vi stiamo illustrando. Allora, ci dobbiamo anche assicurare, arrivato quando siamo nel momento, diciamo che siamo al sicuro prima di tutto noi stessi,
dobbiamo anche assicurarci che ci sono anche altre persone o comunque i nostri familiari che sono in un luogo sicuro, quindi possiamo anche comunque prestare i primi soccorsi a chi ne ha bisogno. Poi ovviamente uscendo di casa nel momento in cui è finita la scossa, dobbiamo chiudere il gas, possibilmente l'acqua, la luce, e poi indossare le scarpe, perché può capitare di trovare dei gocci di vetro, dei gocci di qualsiasi cosa che ci possano far male sotto i piedi. E uscendo, ovviamente, bisogna evitare l'uso dell'ascensore, anche se sicuramente sarà fuori uso, ovviamente alle scale, che potrebbero essere danneggiate. Sappiamo che le scale sono le prime cose che cadono se in caso di terremoto. Una volta fuori, ovviamente, dobbiamo mantenere un atteggiamento prudente, quindi non dobbiamo fare che se qualcosa ci buttiamo subito da qualche parte dove ci può essere pericolo. Se siamo per esempio in una zona a rischio maremoto, bisogna allontanarsi immediatamente dalla spiaggia e raggiungere un posto elevato, perché sappiamo che i terremoti non sono sempre solo sulla terra, ma sono anche a volte nel mare, e quindi si può generare un maremoto, il famoso detto tsunami, che può delle inondazioni, quindi ci può colpire. Limitiamo poi, noi usiamo molto il cellulare, limitiamo l'uso del cellulare, l'uso del telefono può servire all'uso del, insomma, per l'emergenza, e quindi usare anche, cercare di non usare l'auto, perché come dire, si può intracciare il passaggio di emergenza. Nel momento in cui, ecco, siamo adesso al sicuro, cerchiamo di raggiungere, specialmente con tutta la famiglia, quindi cercando di non scordarci nessuno, se abbiamo anche un animaluccio, un gatto, un cane, lo recuperiamo nelle attese previste dal piano di protezione civile comunale, che adesso noi abbiamo un bel libro che è il nostro piano di protezione civile. Ci vengono date tutte gli input, tutte le informazioni che dovremmo sapere, diciamo, anche tutti, per diciamo, gestirci nel caso di un evento. Adesso gli passo la parola a Francesco, così ce lo illustra un po', ci dice qualcosa su questo piano comunale. Allora, le aree di attesa censite a Cava dei Tirreni sono 34. Tutti i cittadini possono individuarle, in quanto sono munite tutte le aree di apposita segnaletica, e vi sono anche delle indicazioni, delle frecce stradali per raggiungere queste aree. Quindi abbiamo varie aree al centro di Cava dei Tirreni, e poi c'è un'area per ogni frazione, per ogni località. Aree sicure sono aree lontane dal rischio idrogeologico, quindi sono tutte posizionate in punti sicuri della nostra città. Allora, per il momento sto la nostra diretta e ci vediamo tra pochi minuti per parlare del prosieguo delle nostre attività giornaliere. A dopo. A dopo. A dopo.